Buongiorno a tutti ragazzuoli. Allora, oggi siamo con il Golden Mask Deep Hunter Mobile ST Metal Detector Pulse Induction. Viene fornito con due piastre, quella piccola e quella grande, sempre che è 58 cm, che è questa qua che sto utilizzando oggi. Telescopico, pasta totalmente in carbonio. Siamo su sto campettino, vediamo come si comporta, ragazzi. Lo sto provando la prima volta con voi. Allora, ovviamente questo, ragazzi, non discrimina, essendo un pulse induction non discrimina, dunque andremo a scavare tutto, vediamo magari se tra il ferro esce anche qualcosa di bello in profondità, vediamo un po'. Allora, io lo sto utilizzando con gain a 5, reject praticamente aumentandolo, ragazzi, se vanno a eliminare gli oggetti più piccolini, oggetti minuscoli. Io l'ho messo a 2 per non perdere magari monete anche abbastanza importanti. Sono andato, diciamo, ad eliminare gli oggetti proprio minuscoli che ci sono sotto il terreno. Questi, ragazzi, sono gli impulsi. L'ho messo su 5 e il volume l'ho messo su 8. Smart tune è tipo un rifasamento. Ok, allora partiamo. Spazzolata lenta, ragazzi, con pulse induction. Spazzolata lenta e vediamo se ci regala qualcosa o se scava tutto ferro. Tanto, ragazzi, questo, con questo metal il ferro si scava, questo non discrimina. Però vediamo se in mezzo a tutto il ferro viene fuori anche qualcosina. Questo, ragazzi, è un terreno mineralizzato, eh? L'ho portato qua proprio per testarlo sul mineralizzato. C'è qualche coccio. Oggi, ragazzi, tira un vento pazzesco. Questo, ragazzi, è un campetto che io già ci vengo da tempo. Vediamo se ci regala qualcosa il Deep Hunter Mobile della Golden Mask. Se non fosse per sto vento, ragazzi, si starebbe veramente da Dio. Oggi è la temperatura perfetta. Cioè, guardate che stabilità che c'ha. Acceso, metal acceso, ma lui, ragazzi, è muto. Su sto campo i WLF, ragazzi, qualche problemino lo danno, in quanto è molto mineralizzato il terreno.
siamo un po' gli impulsi. Vediamo un po'. Ecco qua. Ecco ragazzi, un pezzo de ferro. Mettiamo in tasca che dopo lo buttiamo e si riparte. Okay. Andiamo. Possiamo provare anche alza il gain un po'. Su 7. Un po' questo. Perfetto. Tocca tenere lontano ragazzi, sennò me sente lo zappetto più qua. Segnale. E vediamo un po'. Guardate ragazzi, ci passo un attimo questo sopra. Vediamo se in cima. E qua ragazzi. Infatti più o meno dal suono si capiva che non era troppo profondo dal segnale.
vediamo. Eccolo ragazzi. Un altro pezzetto di ferro. Ok. Andiamo avanti. Ok. Anche questo non dovrebbe essere in profondità, eh? Difatti. Vediamo. Eccolo ragazzi, ancora ferro, ovviamente poi ci indaccio ragazzi, e questo qua si scava tutto e non si lascia niente indietro. Speriamo che non incomincia a piovere, anche perché qualche nuvola c'è, speriamo di no, dai. Ok, ripartiamo. Anche quei pezzetti che vi ho fatto vedere ragazzi, se voi aumentate qua i recheck e lo mettete tipo a 6 o a 7, ovviamente quelli là non ve li sente, non li scavate, che magari volete fare militare, che volete andare, che ne so, roba grossa tipo fucili, pistole, elmetti, aumentate questo e vi trova solo esclusivamente pezzi di grandi dimensioni. Andiamo a vedere. Io lo lascio a 2 ragazzi, perché voglio anche sentire se ci sono monete e quant'altro. Se questo lo spengete ragazzi, vi fa scavare anche i chiodini minuscoli. Infatti anche per la ricerca di oro sto metal va bene, come tutti i pulse, tipo il Garrett ATX, tipo il GPX 5000 della Minelab e quant'altro. Però noi adesso non ci interessa, perché quelle pepitine d'oro non ci sono, e abbiamo messo a 2 il reject. Ovviamente ragazzi, spazzolata lenta, per scandaglia per bene il terreno. Qualcosa qua, questo è un pochino più in giù, non è a galla. Vediamo se il pinpointer ce lo sente. Ecco.
di qua. Vediamo. Qua vedo la ruggine, perciò un altro pezzo del ferro. Ecco ragazzi, questo è un pezzo di chiodo. E ripartiamo. Si richiude la buca. Ok, recuperiamo lo zampettino e via. Ok. Vedete, siamo gain a 7, reject a 2, impulsi silent audio a 5, come casa madre, come lo consiglia, e a 8. Questo ragazzi è un segnale a galla, mi sembra. Vediamo. Segnalino qui. Abbiamo perso, ma è qua. Forse qui sotto, vediamo. Eccolo qua, un chiodino più piccolino ragazzi. Perfetto. Beh ragazzi, lo sapevo che è sporco perché, ripeto, ci sono venuto con i VLF e il ferro suona. Però ci sono voluto venire oggi con questo, che magari esce qualche target buono in profondità, speriamo. Altrimenti ragazzi, pazienza, abbiamo visto come si comporta. Ragazzi, avete visto, c'è stabilità anche sul mineralizzato ragazzi, veramente impressionante. Stabilità ragazzi, impressionante. Segnale. Woo!
metal ragazzi che in confronto agli altri Pulse costa anche meno, rispetto a un GPX, un ATX e quant'altro. Questo qui ragazzi con 1500 euro l'ho portato a casa con due piastre, rispetto all'ATX che costa sui 2300 e il GPX sui 4500-5000 euro. Dunque, ecco, lo pagate quanto Deus 2 o Manticore, ecco, 1500 euro con due piastre. Se uno vuole fare militare, che vuole andare a cercare roba grande in profondità, qualità prezzo ci siamo ragazzi. Poi ha veramente una stabilità fantastica. Allora, vediamo. Ancora in buca. Poi ragazzi, ve lo faccio vedere anche con la piastra piccola. Oggi sono voluto uscire e provare questa grande, ragazzi. Mi sembra sia 58 centimetri, se devo riguardare bene. Comunque ragazzi è enorme. Ancora giù. Sicuramente un altro pezzettone di ferro. A meno che non troviamo la sorpresina, speriamo. In mezzo al ferro ragazzi, ovviamente il buono c'è sempre in profondità, però rispetto ai WLF, come già detto, questo qui non discrimina. Ancora giù ragazzi, ancora giù. Ragazzi, questo era più qua, invece l'avevo tolto e me lo sentiva. Vediamo un po' se è qua. Ecco, dovrebbe essere qua da qualche parte. E qua ragazzi. Ragazzi, un pezzo di moneta, va. Guardate ragazzi. Pezzettino di moneta. Oh, vedete? Moneta rotta, ovviamente non si vede niente, ma si vede, una scritta si vede ragazzi, ma è rotta. Comunque, mezzo allo sporco ragazzi, me l'ha sentita. Bene, abbastanza profondo era. Ottimo. Bene, 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 bene.
Avete visto, non l'ho chiuso troppo, eh. Se qui avessi aumentato tipo a 5, a 6, questa qua non me l'avrebbe sentita. 2 è il giusto compromesso, perché se toglie i chiodini magari minuscoli che danno fastidio, però le monete te le sente, te sente tutto il resto, come può essere una votiva, come può essere altri oggettini. Eccezionali. Dai, dai, speriamo che viene fuori qualcos'altro. E si prosegue. Era una discreta, ragazzi, profondità, me l'ha sentito perfetto. Al contrario del WLF, ragazzi, questo i cocci se ne frega, ovviamente. I pulso, ragazzi, non conoscono mineralizzazione del terreno, non gliene frega proprio niente. Perciò se uno vuol fare dei posti che ha già strabattuto, ipermineralizzati, pieni di cocci, ragazzi, questo è il meta giusto. Qui abbiamo qualcos'altro, ragazzi. Vediamo. Allora. Niente, ancora non me lo sente. Ragazzi, comunque gli oggetti ve li sente al centro. Ah, mi sono avvicinato col telefono, ragazzi, guardate che lavoro. Sarò a più di mezzo metro. Comunque ve li sente lì al centro della piastra. Cerchiamo di centrarlo per bene. Ok. Vediamo un po'. Abbiamo tolto, ragazzi. Dovrebbe essere qui. Ora tutto sta a trovarlo, eh. Vediamo. Guardate, ragazzi, chiodino fino e andiamo avanti. Si richiude la buca. Questo sono un po', ragazzi, è bestiale. 30 euro, ragazzi, 30 euro e fa quello che fa uno da 130-140. Ora c'è, ho visto che è uscito anche il nuovo metal detector su un po', ragazzi, se il pinpointer va così, sono curioso di provarlo e devo assolutamente comprarlo.
Poi visto che è tutto telescopico, anche il bracciolo, tutto quanto, devo comprarlo, poi vediamo come va. Magari per chi comincia può essere giusto compromesso tra qualità prezzo e vediamo però come va. Pronti? Si riparte. Poi ragazzi ovviamente ci faremo anche i test di profondità. Ragazzi iscrivetevi al canale, eh? Tanto a voi non costa niente, a me date una mano a crescere e rimanete voi aggiornati sui video che usciranno. Siamo già ragazzi arrivati quasi a 800 iscritti da 5 mesi. E sono veramente contento, vi ringrazio tutti ragazzi per il supporto, per chi mi segue sempre. Ragazzi. Qui abbiamo un altro segnale, un altro target. Vediamo un po'. Della risposta del suono non mi sembra troppo profondo. Vediamo. Mentre quella mezza moneta di prima, ragazzi, era abbastanza fonda, eh? Comunque me l'aveva sentita bene, non è che. E qua al centro vediamo se il pinpointer se lo sente. Ho bisogno scava un altro po'. Niente, bisogna scavare un altro po'. Durerà sto zappettino, ragazzi? Ci prego, ci credo poco. Dico, guarda, pagato 6,50 euro. Già tanto che ancora si è rotto. L'ho usata da prima di. Io del solito ragazzi uso la vanga, sempre. La pala. Questo adesso per fare video perché capito con una mano tengo il telefono. Vediamo. Ci ho provato ragazzi a comprare la GoPro, ma non mi trovo. Perché io col telefono posso gestirlo, posso avvicinare, posso fare così, posso fare quello che voglio. E si vede meglio. Con le GoPro ragazzi si vede tutto dall'alto, non ci capisci niente, lo schermo non si vede, non si vede niente. Per chi vede i video non è piacevole. Perciò preferisco tenere il telefono. Ragazzi, è proprio al centro della buca, guardate. Vediamo un po'. Anche se è più scomodo, tenere il telefono in mano, però per voi che guardate. Ragazzi, questo è giù, questo è più giù. Andiamo, si scava un altro pelo, un altro po'. Ok, allarghiamo un pelino, andiamo un po'. Ok, speriamo di non andare giù troppo, ragazzi, perché con lo zappetto non riuscirei a fare una buca enorme. L'abbiamo perso? Speriamo di no.
Vediamo. Ah. Ah. Guardate ragazzi. È proprio un fondo, eh. Vediamo se è qualcosa di piccolo oppure... Oh, va. Vediamo, questo è in chiodo, ma chiodo un po' particolare. Forma strana. Ragazzi, guardate che buca. Posto. Perfetto. Ok, ragazzi. Allora. Siamo a 36 minuti, dai. Se fanno altri 10 minuti, un quarto d'ora. Come vi sembra, ragazzi, sto metallino? Scrivetemelo sui commenti. Per qualsiasi cosa, ragazzi, come vi dico sempre, se avete bisogno di qualcosa, di qualche informazione, qualsiasi cosa, voi ragazzi scrivete, perché io sono felice di rispondere a tutti. Non dovrebbe essere profondo, vediamo col pinpointer prima che fa la buca. Vediamo. Allora. Un altro chiodo e andiamo avanti. Allora, allora, passiamo di qua che ritorniamo in giù. Ecco, passiamo di qua. Ok. Mi sa che ci sono più pezzi di ferro insieme. Vediamo. O è qualcosa di più grosso. Un altro pezzo. Mi sembrava la punta di un cucchiaio, ragazzi, una forchetta, invece è un altro pezzo di ferro. Un altro pezzo di ferro. A galla, ragazzi. Ok, vediamo se era solo quello o c'è qualcos'altro. No, era solo quello. Perfetto.
anche questa, ragazzi. Vediamo, dovrebbe essere sempre a galla. E difatti non sentivo il ticchettio degli impulsi. Pezzettone gigante di ferro, gigante, pezzettone di ferro. Bene, si prosegue. Dovrebbe arrivare la mia moglie, ma ancora non si vede. Non so neanche chi ne sono. Questo è un pochino più in profondità. Porca puttana, raga, ho preso un sasso, mi è partito un timpano. Porca troia. Ancora giù, andiamo un po', aspettate ragazzi che ecco, no no, è più giù, più giù, guarda, l'avevo sentito però proprio profondo. Allarghiamo un pelino. Ok. Vediamo. Ancora ragazzi è in buco. Vediamo se il pin pointer se lo sente. Questo ci farà tribolare, ragazzi, eh? Se avevo la vanga, zero problemi, già lo zappetto è impegnativo. Comunque il pin pointer non se lo sente, ragazzi, ancora. Niente, bisogna scavare un altro po'. Eccolo. Questo è un sasso, si toglie.
vediamo. Faccio vedere ancora la buca. Spero che l'ho tolto, eh. Ragazzi, cioè guardate, allora, proprio al centro. Mannaggia la miseria. E dov'è? Oh, guardate ragazzi, in fondo, guardate. No, sono contento che l'abbiamo trovato, perché più in giù di così sarò a 40 cm più con la zappetta dura. L'avventura. Oh, vediamo. L'ho tolto? Ho spento il pinpoint? No. Ed è andato, no. Robe incredibili. Era qua. Me l'aveva suonato. Non è andato ora. Porca miseria, ragazzi. Vediamo un po', dentro, ancora dentro, oh, l'ho spostato quando, andiamo, pinna e via. E qui ragazzi, mi sembrava che l'avevo tolto, cavolo, se l'ho tolto adesso semmai. Aspettate, ora con la mia calma lo ritrovo, con la mano sola non è. Questo target mi fa tribolare, ragazzi, eh. Mi fa tribolare, eh. Ora è sparito. No, robe assurde. Robe incredibili. Ma sentito che mi sono le scarpe, no. Che mi ha sentito, mamma mia, tra un po' si trova il petrolio, ragazzi, vediamo. Ragazzi, qui neanche il metal mi sente niente. Faccio così. Eh no, ragazzi, qua deve essere qua per forza. Deve essere più da quest'altra parte, allora.
Vediamo. No. Adesso sono qui, ragazzi, guardate. Qua giù. Ok. Cerchiamo di non lo perdere il segnale adesso. Cerco di fare con le mani, così so dove butto la roba. Ecco. Di qua, ragazzi. Vediamo, eh. Vediamo. Qui c'è la impazzia, eh. Cioè, guardate. Guardate dove mi suona. Mi suona qua giù. Prima era di qua. Guardate. Cioè, praticamente ho scavato dalla parte opposta. Mannaggia la miseria. Tutta sta fatica, è qua, guarda. Ecco, dovrebbe essere di qua. Ragazzi, questo è ancora più in giù il segnale. Ecco, dovrebbe essere qui. Oh, non ci credo, ce l'ho fatta, ragazzi. Vediamo. Cioè, guardate, guardate che pezzo di ferro che mi ha fatto, ragazzi, guardate. Ragazzi, adesso, ecco, prescindo da qua che mi sono allargato troppo, ma il pezzo era qua, ragazzi, dove io ho fatto la buca, cioè. Non so se non si vede bene dal video, ma ragazzi, era qua giù. È un pezzo importante, è grande, eh. Non è che era piccolino, però. Ma che roba. Cazzo, sta a fare qua? Ferro e ferro, ma non so proprio a che serviva, che non ho proprio idea. Non ho idea. Boh. Comunque, ragazzi, contento di averlo trovato. Ho fatto tribolare, eh. Mi ero allargato troppo con la buca. E comunque era fondo parecchio. Cioè, guardate, ragazzi, sono qua giù. Se io fuoco se lume lo sento, sentite. Cioè, una roba, dai. Fuori dal normale. Cioè, per andare in giro con sto metal, ragazzi, ci vuole il bobcat veramente. Ok, e via, ragazzi, si riparte. Siamo a 54 minuti, ragazzi, ora niente, abbiamo trovato quel pezzo di moneta, ragazzi, che era anche fondo in mezzo a tutto lo sporco. E mo che ho? Ma che l'ho raccattato quell'affare? E no. Ah, eccolo qua.
Molto bene. Via. Che stabilità, ragazzi, guardate, questo sarei curioso, ragazzi, di provarlo sul campo test. Però magari mettendo il ratchet su off, non discriminando pezzi piccoli, in modo che anche i 10 centesimi monete più piccole me le sente bene. Sarei proprio curioso di provarlo. Adesso appena devo fare l'erba, devo rimettere cartelline e poi se fa, ragazzi, il test. Sono troppo curioso. Ah, ragazzi, una cosa devo dire. È leggerissimo, ragazzi. È iperleggero. Cioè, uno pensa a sto piastrone pesante. Ragazzi, è una piuma. Veramente, è una piuma, ragazzi. È una cosa impensabile. Se sta piastra, infatti sono curioso di pesarla, secondo me non arriva a 250 grammi. È iperleggera, è una roba incredibile. Poi, ragazzi, si chiude tutto e diventa minuscolo. Basta, guarda, totalmente in carbonio. Un polso così. Anni indietro era un sogno e basta. Rispetto agli altri che, ragazzi, per portarli in giro ci vuole lo zaino, cioè ci vuole l'imbracatura, perché sennò ti spacchi i bracci. Cioè questo qua, ragazzi, guardate, non ho neanche legato il braccio sul, qua. Iperleggero, ragazzi, iperleggero. Ve lo posso paragonare a un GM7, un GM6. Sì, tranquillamente. Anni fa un polso così veramente, ragazzi, era impensabile. Impensabile. Devo, ragazzi, adesso vediamo se troviamo un target. L'ultimo, ragazzi, poi stacco perché siamo, ragazzi, arrivati a un'ora. Se guardate questo video la sera verso le 11 vi addormentate sul divano. A volte mi capita a me che riguardo i video, magari prima di pubblicarli, e mi è capitato di addormentarmi io, penso a voi. Ma ragazzi, è così, purtroppo io non faccio tagli, non posso fare tagli, io voglio far vedere le cose come stanno, senza tagli, per poi mettere le monetine dentro e poi ripassarci sopra, è troppo facile. La ricerca vera è altra, ragazzi, come vi ho detto anche su altri video.
giù c'è il fiume. Non dovrebbe essere profondo questo, dovrebbe essere grande. Eccolo ragazzi, un altro pezzettino di chiodo. Niente ragazzi, è uscita solo quella mezza moneta profonda, come già avevo detto è un pulso, dunque qui non può discriminare, dunque scavi tutto. A volte però è un bene perché non lasci niente, neanche oggetti buoni in profondità, che un WLF, un altro metal normale, ti suonerebbe ferro. Via ragazzi, siamo a un'ora e passate di, siamo a un'ora e 02. Io mi fermerei qua ragazzi, ora facciamo anche il video con la piastra piccolina. Comunque si comporta divinamente. Io ho avuto il GPX, ho avuto la TX ragazzi, e questo qua veramente leggero, iperstabile, una chicchina ragazzi, una chicchina. Brava Golden Mask, brava 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 brava, bel metal, veramente contento. Via ragazzi, ci vediamo presto allora con altri video test. Iscrivetevi al canale ragazzi, mettete like se vi piace, commentate, e noi ci vediamo presto. Vi auguro una buona giornata ragazzi, ciao a tutti.